Ci sono momenti in cui in Basilicata si assommano molte, molte presenze prestigiose, qualche volta addirittura momenti corali, collettivi, con i quali si ha a che fare, con pubblicazioni, con dimensioni editoriali particolari, e questo in particolare riguarda l'architettura. È già un secondo appuntamento, ma è un appuntamento molto ricco. Tra l'altro si è tenuto qualche ora fa proprio l'incontro su tre testi praticamente, e sono Archeologia in mutazione, Tripoli Medina Mediterranea, Gangemi Editore, e poi ancora Il patrimonio e l'abitare a cura di Carmen Andriani. I primi due sono stati scritti da Ludovico Micara, il primo in collaborazione con Carmen Andriani. Ah, quindi siete sempre voi, insomma, no? È una felice collaborazione che è presente anche in questi volumi. Quindi Archeologia e mutazione insieme Andriani Micara, poi Tripoli Medina Mediterranea Micara, e poi invece Il patrimonio all'abitare Carmen Andriani. Li abbiamo in studio con noi, avete già ascoltato le voci, benvenuti. E soprattutto ancora una volta benvenuti a Matera, anche se sappiamo che non è una novità, insomma, conoscete questa città. Bei temi, tra l'altro, molto molto consistenti, e soprattutto il volume, per esempio, Il patrimonio e l'abitare è ricco di contributi, compreso Ludovico Micara, che anche in questo caso, ma anche Gregotti, Fulvio Irace, ci sono tante firme. Il patrimonio e l'abitare, professoressa Andriani, scrittrice in questo caso, ora, il rapporto potrebbe sembrare per certi versi anche una dicotomia, mentre invece è un rapporto strettissimo, insomma, esatto, no? È anche positivo. Ha centrato la questione. Sono due termini messi a confronto, di solito intesi come due categorie opposte e inconciliabili, cioè da una parte l'idea che il patrimonio sia qualcosa che è ereditato, è incorruttibile, bisogna mantenerlo così com'è, non si può trasformare. Dall'altra un abitare come quello contemporaneo soggetto ad una continua flessibilità di linguaggio, ad una continua mutevolezza, anche ad una sua corruttibilità, cioè l'abitare nella città contemporanea è qualcosa che si trasforma in continuazione. Allora, tra l'altro dirlo nella città di Matera, infatti, dove c'è stata una continuità praticamente interrotta solo per 20 anni su 7.000 anni, abbastanza. No, guardi, non potevamo stare in un posto migliore per dimostrare. Questa città dimostra in fondo la congiunzione fra un'idea di patrimonio, mi lasci dire, antipatrimonialista, questo è quello che il libro vuole dire attraverso le varie voci che vede scritte in copertina, voci molto autorevoli che rappresentano discipline diverse. Quindi il patrimonio non è soltanto un affare di architetti, ma è un affare di urbanisti, di archeologi, di geografi, di paesaggisti, di economisti, di antropologi. Quindi voglio dire, il patrimonio riguarda tante discipline. L'intento del convegno prima, fatto alla Biennale di Venezia del 2008, e del libro dopo, messo insieme, editato nel 2010, per inciso è in corso una traduzione francese di questo stesso testo, arricchito di nuovi contributi, e dimostra la particolare attualità di questo tema, cioè una revisione della nozione di patrimonio. Professor Micara, molto spesso il patrimonio per qualcuno è inteso come musealizzazione di un bene. Questo mi sembra un concetto assolutamente lontano dalla realtà, lontano dalla nostra realtà poi in particolare. Ho ragione o sbaglio? Certo, no, è sicuramente così. Il patrimonio è continuamente in evoluzione ed è continuamente modificato, trasformato da chi lo vive, da chi lo abita. No, tra l'altro qui ci sono anche delle diversità culturali nell'affrontare il tema del patrimonio. Per esempio, io in quel libro rilevavo come, mentre il patrimonio nell'area occidentale è considerato un qualcosa appunto che bisogna conservare, che bisogna in qualche modo proteggere, e nell'area arabo-islamica il termine patrimonio
E invece è esattamente il contrario, è patrimonio quello che si può riusare, quello che io posso in qualche modo utilizzare e riusare. Quindi, come dire, vede che sono anche diverse le culture e i modi di intendere il patrimonio a seconda appunto del tipo di cultura da cui si proviene. E oggi chiaramente tutte queste idee vengono in qualche modo di nuovo rimesse in gioco, rimescolate in funzione di un più ampio sentire, diciamo, no? Ecco, in Archeologia in mutazione, che è poi edito dalla Gangemi Editrice come l'altro volume su Tripoli, mentre il patrimonio e l'abitare della Donzelli Editore. Gangemi Editore, dicevo, Archeologia in mutazione, il termine mutazione fa pensare proprio a un cambiamento del genoma. Ma siamo vicini a questa visione? Sicuramente c'è un movimento in una direzione nuova. E la direzione nuova sa qual è? È quella del fatto che comunque i siti archeologici ormai si trovano non più isolati in mezzo al deserto, lontani dalle città, eccetera, ma sono ormai integrati alla crescita urbana. Allora, il ruolo delle aree... Integrati o aggrediti? Integrati, in parte aggrediti, ma ecco, secondo me la visione è quella di integrarli alle aree urbane, nel senso che possono diventare dei grandi momenti, come dire, culturali, cioè quello che costituisce il panorama culturale di un insieme urbano, di un territorio, e in questo senso allora è chiaro che questa integrazione, diversità può costituire un tema molto importante, molto rilevante, molto nuovo oggi, perché appunto questa coesistenza tra i due sistemi, tra il sistema urbano e i diversi sistemi archeologici, che sono diffusissimi soprattutto in paesi come il nostro ovviamente, ma anche in altri paesi del Mediterraneo. Sì, sicuramente, dove la ricchezza dei siti ormai è tranne che per le zone proprio lontanissime del deserto, le aree desertiche, dove poi appunto anche lì ci sono appunto delle presenze archeologiche importanti. Professoressa Andriani, la mutazione del patrimonio, l'archeologia che muta, no, in particolare, in capo ad un secolo, com'è cambiata, diciamo in capo a 50 anni che è meglio, com'è cambiata la concezione di questo assunto, di questo concetto? Ecco, guardi, il discorso è un po' questo, cioè se da una parte il concetto di città, di territorio, di paesaggio si sono molto evoluti negli ultimi decenni, sicuramente negli ultimi 20-25 anni, quindi la città è passata ad una dimensione territoriale in cui, voglio dire, non è più così legittimo distinguere fra ciò che è città e ciò che non è, quindi tutto è compreso in una visione, diciamo, generale di paesaggio urbano, paesaggio agricolo, eccetera. D'altra parte la nozione di patrimonio è rimasta ferma, ancorata alla concezione del moderno, quindi ad una separazione di genere, è rimasta ancorata ad una modalità superata. Quindi il discorso è questo, diciamo, in qualche modo rivedere la nozione di patrimonio in funzione di quell'integrazione di cui parlava prima Ludovico Micara. Allora, per esempio, le archeologie in mutazione di cui facciamo riferimento nel libro sono un contesto particolare, il contesto del nord della Giordania, un contesto poco conosciuto, perché della Giordania si conosce Petra, si conosceva di Rum, peraltro sono dei luoghi aggrediti da un turismo consistente, massiccio. Posti cinematografico, tra l'altro. Sì, infatti. Quindi, insomma, il nostro obiettivo è un altro. Allora, l'esplorazione che abbiamo fatto in diverse missioni nel nord della Giordania ci hanno fatto scoprire un mondo ricchissimo di resti archeologici che però non sono noti, conosciuti neanche dalle comunità che insediate, certo, nel nord della Giordania, perché il rapporto con questa entità patrimoniale è, nei contesti del Medio Oriente, ancora in fieri, o comunque c'è un concetto un po' ambiguo, perché loro sono molto tesi verso la modernizzazione. Io dico sempre, sono contesti che sono divisi, quelli del Mediterraneo in particolare, del Medio Oriente, fra la nozione di palinsesto, che è la nozione della stratigrafia,
geografica della storia della città che si stratifica è lo skyline che viene, che insegue i modelli di Dubai, no? delle grandi, della, una modernizzazione molto spinta, per cui il patrimonio paradossalmente diventa un intralcio. Noi vogliamo farlo diventare un'opportunità. Che poi non è nient'altro che un inseguire i modelli occidentali che già si sono verificati e che sono stati superati. Sì, probabilmente oggi rispetto a 100 anni fa a New York non si costruirebbe più in questa maniera. Ma neanche in Europa. In Europa, perché appunto il discorso del quanto è urgente affrontare, io questo tema lo proposi, ripeto, appunto ormai 6 anni fa nell'ambito, rispondendo ad una proposta, ad una richiesta che aveva fatto il Ministero. Ecco, allora in Europa la situazione è diversa, siamo in una condizione di congestione, di saturazione, di non consumo del suolo, di non edificazione, ma di di lavoro sull'esistente, su quello che c'è, per tante ragioni che non approfondiamo qui. Professor Micara, Tripoli Medina Mediterranea rientra in questo percorso, questo discorso, e mi piace chiamarla in causa partendo sempre appunto dalle dimensioni e dalla realtà stratificata urbana della parte antica della città dei Sassi, insomma, che è scavata e non è edificata, a differenza. Ma Tripoli è un esempio. No, Tripoli, appunto, il fascino di Tripoli, appunto, come altre città del Mediterraneo, ma come anche in parte Matera, ma poi questo è un panorama molto diffuso e per questo secondo me è poi un tema particolarmente importante, è quella compresenza di di una stratificazione successiva, no? Di modi di vita, da quello classico a quello arabo-islamico, poi a quello ottomano e così via, fino ai tempi del colonialismo italiano, eccetera, che in qualche modo ha dato questa ricchezza del tessuto urbano, questa ricchezza che risulta da queste diverse presenze. Ora, sicuramente, no, questo ha prodotto anche un tessuto molto compatto, molto articolato, no, che poi è quello che in parte vediamo, appunto, per esempio, anche nei Sassi di Matera. Se guardiamo una planimetria dei Sassi, no, abbiamo questo sistema, no, molto complicato, molto difficile, no, dei percorsi e delle parti abitate. Con il mix scavato edificato. Qui poi naturalmente questo è esaltato dalla topografia, ovviamente particolarmente difficile, diciamo. No? Ecco, però questa integrazione, appunto, dei diversi strati, diciamo, dell'edificazione, ha prodotto questa ricchezza estrema, questa grande ricchezza del tessuto urbano, che è uno degli elementi, diciamo, di grande interesse del mondo mediterraneo. Abbiamo tempo per una battuta veloce, vi chiedo un parere su Matera 2019, città candidata a capitale europea della cultura. Voi pensate che ci sono chance? Secondo me ci sono chance, cioè oggi ritornando dopo alcuni anni a Matera e riaffacciandomi appunto sul Sasso Barisano, sul Caveoso, veramente secondo me è proprio, diventa la sede molto adatta a questa nuova istituzione, quindi io penso che sia importante. Colgo l'occasione per fare una battuta ancora ulteriore sulla nozione di patrimonio. Patrimonio non è soltanto il bene materiale, patrimonio è anche l'insieme di abitudini, consuetudini e di senso di appartenenza di una comunità al luogo che abita. In questo senso Matera è uno straordinario esempio ancora intatto rispetto a questi due punti, alla musealizzazione, al rischio di musealizzazione delle città patrimonio e in secondo luogo al rischio di diventare un ingranaggio della macchina dell'industria della conoscenza che non ha. Quindi l'obiettivo 2019. Ha tutti gli elementi, oltre alla straordinarietà di questa città, anche un elemento in più che riguarda il fatto di essere ancora una città autentica. Bene, noi ringraziamo Carmen Andriani e Ludovico Micara per essere stati con noi, per averci raccontato di questi volumi, ve li ricordo, Archeologia in mutazione, Tripoli Medina Mediterranea, editi per i tipi della Gangemi Editore, poi Il patrimonio e l'abitare per la Donzelli Editore. Grazie ancora per averci raccontato tutto ciò. Per quel che riguarda noi, come al solito, alla prossima.